Quello che voi dovete capire è che sì, Spiro, ho capito. Sì, bravo, saluto a tutti quanti. E ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo mini gameplay di Spiro G-Dragon, ovvero il simpatico draghetto. Ovviamente dopo Crash Bandicoot è arrivato anche il momento di Spiro. Allora ragazzi, sono... Come posso dirvi? Vi faccio un mini gameplay giusto così, eh? Innanzitutto vediamo i mondi. Allora, l'ho completato tutto al 99%, ma mi mancano 300 gemme. Il castello Fluttan. Sono andato un po' avanti, eh? Comunque. Oh, no, no! Te pareva! Te pareva, dai! Dai, ragazzi! Dai, ragazzi, va bene così. Mi va bene così che abbiamo fatto già il primo fail. Riaccensione, cazzo. Volevo dirvi che ho... È già da una settimana che possiedo Spiro. E come posso dirvi? Mi ha davvero colpito, guardate, eh. All'inizio l'avevo reputato un po' così, Spiro, però... È bello, comunque vedete com'è così... Ha le stesse vite come Crash, ma guardatelo poi, Spiro, com'è, cazzo. Cioè, ogni minimo particolare... Io non l'ho mai avuto per PlayStation, cioè non l'ho mai sentito nemmeno citare, come vi posso dire. Lo conosco solo di così, solo di vista. Allora, siccome il nostro carissimo alien vuole sapere dove sono arrivato, sono nel mondo dei tessi sogni. Naturalmente ho fatto il mondo degli artigiani. Arrivando al 95%, sarebbe lo spawn vero e proprio. Il mondo dei pacificatori, ho completato due livelli al 100%, che sono Canyon Arido e Grotta Ghiacciata, che ti dico la verità, Alien, questa è stata una cazzata farlo, guarda. Poi, mondo degli stregoni, due livelli al 100%, volo di cristallo, mamma che nervi, e anche lo sbuffone. Il mondo dei dominatori ho fatto. Mi mancano questi due draghi nelle cime alberate. Che vorrei chiedere ad Alien: se tu, amico mio, hai fatto cime alberate, mi dovresti un attimo consigliare come cacchio devo arrivare su quelle cime. Perché ci sono quei rompicazzo dei mostricini e il mondo dei tessi sogni. Eccolo qua, l'ho completato, ma. Va bene così, allora saliamo. Comunque alla fine è bello, raga. Cioè, mi sono ricreduto. Ah! Ok, andiamo di qua che voglio vedere una cosa. Ah no, si va di qua, ok. Ma se non mi sbaglio, Alien nella sua live è arrivato qua, se non erro. Vabbè, non vi so dire, qua ci sono. Uè! Guardate Spiro quando corre. Uè! Allora, io ho fatto esattamente. Ho fatto esattamente questo. Il mondo. Aspetta, questo qua che si trova a terra, Castello fluttante, fammi vedere. Sì, dai, l'ho fatto. Comunque, raga, immagino che voi conoscete Sparx, no? Che sarebbe l'assistente di Spiro. Ma non voglio dire cazzate, però. Allora, vediamo se ci sono anche altri livelli. Facciamolo di fila, dai, dai, dai. Perfetto. Ma io, se non mi sbaglio, c'era una zona qua da qualche parte. Non mi ricordo qua i livelli com'erano. Aspetta. Ma per andarcene, qua com'era? Aspetta, fatemi vedere una cosa, raga. Ah, è vero, dobbiamo andare di là. Aspettate un attimo. Ragazzi, io più delle volte premo quadrato, eh. Ok, andiamo di qua. Ok, c'è gli acques. Come ce ne dobbiamo andare? Ben fatto, Spyro. Spero che tu sappia cosa ti aspetta. Il mondo di Nesti
Non è il posto più gradevole che visiterai. Sei pronto a partire? No, no, rimango qua perché abbiamo ancora un po' da fare. Vabbè, raga, vi faccio vedere qualcosina. Facciamoci giusto un livello, dai, così. Giusto per farvi vedere un po' Spiro. Oddio, no, è una boss fight, cazzo. Boss fight. No, non ve la posso far vedere, no, no. Non se ne parla proprio. Non se ne parla, no, raga. Scusate. Oh mio Dio. Ok. Che è quella signora? Ah no, non si tocca. Raga, esco un attimo dal livello, no, perché... No, no, non dovete vedere questi livelli. No, non è che non ve li voglio far vedere. Vi voglio far vedere giusto il concetto chiave di Spiro, qual è. Di Spyro, vedete, io ho 6849 gemme. Vabbè, alla fine ragazzi, ricordatevi che Spyro è uscito nel 98, quando all'epoca già c'era anche Crash 2. Sì, sì. All'epoca c'era Crash 2. Che le vendite sulla PS1 sono state battute solo da Crash. Se veniamo colpiti, Sparks. Che pugno, ah. Ok, attenzione. Ecco, guardate. Ora esce una farfalla. E Sparks se la mangia. Dai, entriamo qua. No, perché la boss fight non la voglio far vedere. Ma guardatelo poi com'è Spiro. Che bello, ah. Comunque dobbiamo fare, sì e no, una cosa tra Spiro e Crash. Lo dobbiamo fare, raga. Lo dobbiamo fare assolutamente. La serie di Spiro ancora non la faccio per il momento. Non lo faccio ancora perché sono troppe serie e mezzo. Wow! Che cazzo era? Ah, è una magia, non l'ho capito. Oh. Allora, vediamo cosa c'è in questo livello. Azzo, tutti i draghi. Ok, facciamo con calma. Allora... Fanculo proprio. Ok. Prendiamo le gemme e saliamo sopra. Ok, già abbiamo trovato il primo drago. Non so se si può tornare indietro. I nemici qui sono spaventosi, ma è ai babbei che devi badare. Preferisco arrostirli, babbei. Ora sì che mi piaci. Questo qua mi ricorda quello di Alice nel Paese delle Meraviglie. Oh, il diavolo, che cazzo vuoi fare? Occhio qui. Occhio, ok. E no, ragazzi, e poi non vedo l'ora che continui. Che ne so, mo ho sentito tanto... Ok, ho sentito tanto parlare di questa remastered del primo Medieval, però... Cazzo. Quella che sarebbe una tartaruga che poi diventa che cosa? Mai cadere di sotto, ricordatelo. No, già stavo cadendo di sotto, ah. Questo sembra facile a sto livello, dai, ve lo faccio. Le gemme, a che punto stiamo? 100... Grazie per avermi liberato.
Ma di nulla, si figuri. Due in un sol colpo. Oh, ho sbloccato un trofeo. Cagnolini cattivi. Che cagnolini? Io direi più cagnoloni. Tutte e due in un sol colpo mentre diventano cattivi. Aspetta. Oddio. Oh, fammi uccidere Lucifero. Dai, è una cazzata sto livello. Dai, ve lo facciamocelo tutto. E soltanto sono le gemme. Eh sì, 100 e qualcosa, sì. Uccidiamo i diavoli. Perfetto. E invece non è finita qua, raga. No, no. Salviamo questo. Sai, credo tu sia proprio il drago che ci vuole per sconfiggere Nasty York. Vuoi scommetterci? Certo, ci può scommettere. Allora. No, dai, cazzo. Ho perso. Vabbè, ma mi manca ancora un drago, però. Devo vedere dove sta. Ok, qua c'è un andiamo a casa. No, cazzo, dai, costi fail. Ora sono a corto di vite, sì. Aspetta. Assolutamente sì. Oh, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Pensavate, eh? Ah no, pensavo che eravamo in un luogo diverso, raga, invece no. Ho due vite, ah, perfetto. Aspetta. Vorrei controllare di qua, raga. Perfetto. Come cacchio faccio ad arrivare là sopra? Ah, ora ho capito. Però prima facciamo qua. Sì, lo so, raga, sta durando un po' a lungo. Però dai, ammettetelo che un mini gameplay per l'arrivo di Spiro c'è. Dai, di corsa. Mannaggia a te, mannaggia. Oh, vedia. Ok, saliamo. Oh, prendiamo qua. Occhio qua, occhio alla tartaruga. Che poi che so, tartaruga e con cosa? Là non saprò mai come arrivarci, no? Preso. Di qua. Oh, dai. Bellissime gemme. Una bella donnacciola, raga? Vi piacerebbe? Grazie, Spyro. Vorrei aiutarti a catturare Nasty, ma non vorrei ritrovarmi ancora intrappolato nel cristallo. Non preoccuparti, in trappola ci finirà lui. Ok, siamo arrivati a 60 draghi.
Eh sì, mi ha colpito lo stesso, raga, l'ho visto. Sti cazzo di tartaruga. Prendi e sali. No, beh. Facciamo attenzione, ah. Che poi, ragazzi, ve l'ho detto, questo è il primo. Sto giocando al primo Spiro, ah. E che vi dico la verità, all'inizio lo reputavo male, Spiro. Invece no, ora. Vabbè, ma si sa che Spiro, il concetto di Spiro. Il concetto di Spiro è questo, di saltare e prendere le gemme, affrontare boss più grandi di Spyro e... Scusate, raga, lo so se c'è Spyro, Spiro, cioè ditelo come vi pare, però io lo vorrei chiamare Spiro. Grazie per avermi liberato. E sapete dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare di là. Una scelta giusta a quanto pare. Sì. Oppla. Assapora la vittoria della sconfitta, cazzo. Porco Giuda. Oddio, il joystick russo. Vabbè, basta che se ritrovate quelle cose. 49 su 58. 458. Non sono riuscito a trovare la chiave. Ah no, invece. E invece l'abbiamo trovata e come la chiave? Era il razzo. Fatto. Abbiamo e vai, livello completato al 100%. Va benissimo. Già stavo per fare un fail. Possiamo andarcene. Perfetto. E vai, il primo gameplay in assoluto di Spiro, diciamo che va bene così. Va bene ragazzi, io vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, qua da Sabit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. E ciao!